Bene ragazzi, io sono Alghisius e io sono a Roma e sono mezzanotte 38, ma sono riuscito ad acquistare alla salute e acqua, non è vodka, tranquillo. Questo è quello che vogliamo farvi credere. L'avventura di Eston, che è uscita oggi, cioè una notte a Karazhan. Ok, mi sono giocato semplicemente il prologo, che potete fare tutti perché è gratuito. Altro vi ricordo ragazzi che no, Airstone non risponde. E sì. se acquistate l'avventura entro una settimana dalla data di lancio, ottenete anche un dorso speciale. Che fa un po' schifo a sparare. Sì, la miseria, tutta sta roba. Sono un Rose, il castellano di Karazhan, okay. E ho bisogno del vostro aiuto. Medivh è sparito. Ci serviranno i portali in cima alla torre per salvare lui e la festa. Spiega perché loro non hanno visto cosa giusto succede. Nel prologo questo bellissimo tizio qua che si chiamava ospite in attivo, cosa ci fa qui? Malkezar. E infatti Malkezar ha rapito Medivh. La torre è fuori controllo. Golem dell'argenteria raggiunge la cima della torre prima dell'inizio della festa. Evoca un piatto. No, ma davvero? Comunque, di piatti. Sì. Comunque, questo let's play sarà di tutta l'avventura, quindi sì ragazzi, lo stiamo facendo solo per voi. Durerà almeno minimo un'ora secondo me. Sì, è probabile. Vai! Vada. Gonfiatura dei palloncini, veramente. Con tutto quello che possono fare. No? È già tanto che non hanno messo tipo. Non so neanche io. Incantamento delle scope. Oh mio Dio, veramente! Malfurion contro il golem dell'argenteria! Che voce di come la natura. Veramente, che voce di orribile! Orribile, ma no, lui è orribile. Sì, la nutrizione la lascia. La nutrizione sì. Oh, ira Silvana. L'ira del ghast. E evoca un piatto. L'argenteria si sta coalizzando. Siamo circondati. L'avevo notato, grazie. Servitore o magia? Dai, servitore o magia. Cosa ci capita di bello? Non può essere bisogno di servitore. A prescindere, scarterei il cultista. Scheram. Visto che non abbiamo Cthulhu, non abbiamo ancora una despotrada. Sì. Ti accalmo lei. Che bello il piatto. Cucchiamo. Oh mio Dio, è bellissimo. Ah, ma è la nuova cosa questa. No. Non l'avevo notato. Fatemi interagire un po'. Ok. Dopo aver interagito più che a sufficienza con l'ambiente. Prova di qua, non è più. Infatti, aspetta. Scoppa. Ah, si spazza. Vuoi bere qualcosa? Qua posso aprire? Hai notato che avevo dato una scusi, tazza. Una tazza. I piatti hanno più notta. Cos'è sto schifo? Ah, io batterei tipo questa qua con Ira Silvana e pescherei. Aspetta, si fa così. Si fa innervazione. Oppure nutrizione, due cristalli di mana, così possiamo fare anche Ira Silvana. E facciamo un danno e peschiamo. Finito. Bam. Perfetto. Così il piatto rimane con un attacco. Ma poi che piatto è, scusi? Servito! I piatti hanno provocazione, Dio santissimo! Se abbatti lui non ce l'hanno più. Devo abbattere tutti. Qua spazzata no, aggiunge a mio. Se lui secondo me non ce li ha più. Vabbè. Sì, su diretto. Buono. Questo turno devi fare il fuochi fatto o, sì. O di pescare, vediamo un po'. In base a come va la giocata. I piatti hanno carica. Ma porca miseria! Cioè, ma ti rendi conto che se c'è giù coltello cucchiaio? Dirlo così è brutto. Oh no, non facciamo i fuochi. Ammazzagli subito qualcosa. I piatti. Potere della natura mi gusta. Io pescherei tre carte, sai. Mi hanno presentato la stessa cosa. Sì.
Staghelm! Niente. Puntavo su Staghelm, si era capito. Solo che... Serviti pure, Dio santissimo. Ma basta, cucchiai. Vuoi bere qualcosa? Cosa fate quello? Lo sai che quello che fa carica. Porca truia! Ma porca truia! Il bello di queste mazze è che una spazzata lo butti giù. Sì, vero. Ok. Io giocare l'idolo del corvo, sai. Prova a rimediare una magia. Una bella spazzata! Dai! Beh, ho semi benefici, ma non ne ho nulla. Io che so dato. Tendiamo il tutto per turno nel prossimo turno. 7 colpi fatti, madonna. Io ho paura di quello. Puntiamo di 2, 2 e 1. Beh, almeno non hanno carica. Dovrebbe andare tutto diretto intorno. Forse ce l'abbiamo fatta, forse abbiamo vinto, forse abbiamo vinto. Va bene. Una spazzata. Madonna. Porca troia. No, te fa 3, fa 3. Tranquilli. Moneta. Oddio. Che ho paura. Oddio, non provocazione, ti prego. Piano piano i tuoi piatti. È stupido. Dio. Avrebbe vinto prima. Infatti, è vero. È stupido. No, no. Allora, io un attimo come si può fare. Ho 7 fuochi fatti. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 per... Sì, abbiamo 7, vinto. 7, abbiamo vinto. Sì. Ehi, ciao. Direi che questo è un sesso anale unico. 6, 12, 18, 24, 29, 40, 47. 48, 49. Ma funziona? Sì, funziona. Sì, 49 danni in un turno. 5, no, 49. Aspetta, si finisce così, non posso. Hai qua, ma aspetta, 40, 47, 4, 51. Gli fai 51 in un turno solo, fai tu. Vai! Ciao. Ed il primo è andato. Piacerà molto ad Anima questa battaglia qui. Con piatti. Un tempo record di quanto? 7 minuti. Che disastro. Senti, io i piatti. Forchetta mortale. Metto una, metti la tua, un'altra, due. Quindi questa è del ladro. Questa, scusa, viola. Cos'è viola? Cos'è viola? Stregone. Ah, giusto. Si scarti questo qui? Il vocato su bello. Carino. Allora. Una diva ha incantato lo specchio in modo che faccia complimenti agli ospiti, ma senza di lui, vedrete. Le scale sono dietro questo maleducato specchio. Riflessi, potere repressivo quando viene giocato un servitore con una coppia 1-1. Brutta non storia. Giochiamo Ragnaros, questo è poco ma sicuro. Allora, andiamo di druid standard, direi. Hai solo pochi, tipo, 3 maghi, 4 druidi. Allora, i druidi che vedete lì sono in più, cioè, non mi servono tutti quei druidi. Lucidatura delle cose. Mosca. Ok. Ragazzi, se siete interessati in questo gameplay, durerà circa un'oretta, presuppongo. Contro lo specchio magico. Come va? Salve a lei. Devo proteggere la natura. Cioè, uno chiede come va? Devo proteggere la natura. Come va? Devo proteggere la natura. Era più bello. Come va? Che i giochi abbiano inizio. Accidenti quanto siete brutti. Ehi! Scusi lei! Ha parlato lui. Riflessi. Non è considerato un'evocazione. Ce l'abbiamo con vecchio di merda. Oh, questo cos'è? Quanto pare un mago. Ma porca troia. Salve lei. È un po'... Inutile. Sì, un po' pronto. Specchio magico. Sarò proprio come te. Tu cosa? Merda. Quando viene merda. Giocato un servitore... Nevoca... Non pensavo in questo modo. Questo è pericoloso. Sono rimasto basito. Specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Non sei il primo a dirla sta frase. Uno di certo, nonno. Ma tu non prendere cappella. Dio! Questo mi fa paura, te lo dico. Si fai 8000 danni magici. Se avessi Antonio se ne. Salve lei. No, fermi, stiamo solo perdendo tempo. Due draghi di nuovo. Stiamo perdendo tempo.
Bella giocata. Ma guarda che scopata. Stunza di un mio naso. Oh mio Dio, scelta coreografica dei me divi. Me divi. I divi di me. Me divi. E i giochi abbiano inizio. Sono dietro tutti i giri. Adesso c'è me divi. Non trovo la palestra. Tranquillo, la mosca non va da nessuna parte. Oh, questa sì che è una cazzo di mano buona. Allora, quindi, vorresti dirmi che... Che bella mano. Se, se io faccio così... Oh, sì. Ok, è questo vantaggioso. Ha molto più senso. Sì, ok, anche per lui è molto vantaggioso. La rimpatriata... Però, adesso noi facciamo così. E facciamo questo. Questi si dopano. Devi colpire, colpisci. Bravissimo. Devi far fuori il mio dito. Finito. Passi lei. Ah, bisogna che tu lo passi. Ma questo cosa fa? Scontato. No, stilettate infame, portacelo veramente. Allora, andiamo un po', strega del culto, facciamo... Sei il mio padrone. Sei il mio padrone. Completamente inutile lei, però. È comunque la pedina uno che non bello fare. Chi è il più bello del reame? Stock. Tu non di certo, nonno. Ma poverino. Come si è uno sto... Oh! Scusate, sto... Domanda. Ma la pedina è considerata vocazione? No. No, vero. Io non è vocazione. Ktoon! Perché si è buggato in questo momento? Dovrebbe chiedermi tipo, chi lo vuoi fare? What the fuck? Sto fincando, eh. Sì, due scudi divini non guastano. E l'altro però uno scudo di vino. Così va bene. Sì, decisamente serve un altro tipo di maccazzo. Questo farà malissimo. Ecco, lo sapevo che faceva malissimo. Sono pronto. Ciao, bravo. Che infamatissimo. Beh, uno di voi cade. Mi avrei ucciso. Sì. Mediv, signore, mi sembrate in forma. Cosa? Ehi, tu non sei Mediv! Come no? Oh mio Dio! Che figata assurda! Era convinto che fossi Mediv e poi si accorge che non. Quella è la mia scoreggia la mattina. Va bene. Dopo questo dettaglio che non mi interessava. Sì, Nefarius dovrebbe arrivare presto. Ma Nefarius chi è? Non mi ricordo. Al pensiero Nefarius. Nefadur. Nefarius? Direi più Nefarius. No, ma Nefarius chi è? Cioè Nefarian. Ma basta danni magici! Basta sti danni magici di merda! Ti accoppa così purtroppo. Fia! Io faccio così, così mi dopo tu una merda. Più 4 adesso. Basta, ma perché devi chiamarlo? Oddio! Ascolta attentamente! Dio santo! Oddio! Secondo me c'è escape. E alleo! 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 E ci hai rotto! Specchio di merda! Vabbè, dai, sta finendo le carte qua. Spara anche una carta, bastardo di uno. No, non spararla! Oh! Jesus, grazie! Oh! Oh, alleluia! Due danni di gelo, because it's better no. than one. Ce la facciamo così. Non farei più un dato di gioco. Sì, no, no. Beh, effettivamente io sono Mediv, ragazzi. La cosa che non mi piace è questo. Questo è un rompicoglione. Ma veramente?
Oh, peschiamo. Oh, danni magici pure per me. Più due danni magici. Au. No, non sparmi una palla di fuoco. Ti ha fatto 8 danni magici. È perché io ho doppio lo che fa. Questo è bello. Diamo sfogo alla magia. Allora, facciamo così. Congelo. Oh no, tu. E li abbatterei uno di due. Ah, sei. Se questo fa 6, uccidimi. Ci vorrebbe Ktun adesso. Basta tu non prendere candela. Tanto è una magia in mano, tranquillo. L'ho capito, ma che palle sto tu non prendere candela. Oh, e che caso. Due tazze di vino. Due provocazioni. Io lancerei comunque la palla di fuoco, sai. A lui? Sì. Come faccio? 9, 12, 14, 15. Comunque comincia a fare merda tu. A due di 14. Ho compiuto male. Porco, dei finiti bastardo, abbiamo vinto, sì. Alleluia. 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 Lui, sfascette. Spara. Ok, sono andato male. Oddio, è attaccato, vero? Sì, certo. Come no, non vuoi la rincita. Come il barato. Ci hai stuprato. Ok, anomalia H. Scalate. Le scale per il teatro sono poco più avanti. Molto interessante. Non tiri più uno quando lancio una magia. Porca putana, se questa sarà utile. Solo quella? Ne ho saltata una. Probabilmente ne ho saltata una. Osta. Mi spiace, è colpa mia. Dici dai tu, cavallo d'avorio e protegge terra. Non lo voglio sapere. Allora, chi è lei? Scacchi? Mi aveva lasciato di nuovo in giro i pezzi degli scacchi. Potrebbe essere un problema. Potrebbe? Dice una sola cosa. Cosa fate, eh? Distrugge il settore nemico più a sinistra. What? Merda. È simile a quella che c'era in... Nella... Sì, è nella... È la riga degli esploratori. C'era un servitore che era un masso. O in extra masso. No, no, è nel settore. C'era un servitore che distruggeva... Era esploratori, sì, sì. Ah! Il re è nero! Billy! Questo è molto razzista. Nessuno passerà. Quindi è il nostro più a destra. Infligge un danno ai nemici di fronte. Due saluti, servitori decidi. No, bellissimo. Infligge un danno. Bellissimo. Questa è carina. E il cavallo cosa fa? Distrugge quello più a sinistra. Scusate, era eroe. Ecco, i pezzi attaccheranno automaticamente al termine del vostro turno. What? Finito. Cioè, se io passo, lui attacchi diretto. What? Non hai attaccato? 20 di vita. Non può attaccare gli eroi. Porca miseria. Un passant. Quindi cosa fa lui? Rimie un pezzo degli scacchi. E invece è specifico. Se un pezzo si trova tra due nemici, colpirà entrambi. Rimediamo questo. Ah, molto. E che è però? Non aveva fatto l'animazione per un turno, o sbaglio? Un attento posizionamento è la chiave della vittoria. Forza con quei doppi attacchi. È così, no? Sì, colpisce doppio singolo, doppio singolo. Sì. Guarda, singolo, doppio singolo. Ok. Bastardo. Azione automatica. E a fine turno, no. Sì, e si gira giustamente. Questa partita è bella, sai. E infligge quando danni amici di fronte. Ma questa set. Prova l'alfiere bianco, cosa fa? Lui? Sì. Ah, rigenera 2. Io giocherei, sì. Giocherei anche il pedone, così quasi. Ma mi risposta. No. Va fatto di strategia, vedi? Tac, tac. Rigenera. Tac,
vedi? È abbastanza molto strategica. Carica non può attaccare gli eroi. Però adesso ha risistemato la situazione. What? Non poteva farlo. No, ah, non è un'azione automatica. Non è un'azione automatica quella. Aspetta, aspetta, di qua, di qua. Perché no, metti l'alfiere di qua a sinistra. L'alfiere, il pedone. Perché? Così fa due attacchi, questo qua muore con due pedine. Lui muore comunque. No, devo mettere... Devo metterne uno no, di qua. Sì, anche così. Ovviamente. Lui invece ha carica, ma non può attaccare gli orari. Quindi attacchiamo quel che rigenera. E quindi facciamo uno, due. Lui rigenera. Lo facciamo fuori. Tac, tac. E ok, abbiamo fatto decisamente parecchi danni. Torre nero, infligge danni ai nemici di fronte. Ok. Ancora sta un passante. Due, uno. Finché ci rimane vivo l'alfiere ci va bene. Gli altri ospiti si stanno assemblando all'esterno. Siamo quasi al teatro, ma dobbiamo sbrigarci. Ammazza quello da 4. No, da 6. Sì, da 6. È che viene col... Viene colpito da questo e da questo. Cazzo. Allora evocano uno qua e viene colpito da 2. No, non viene colpito da 2. Perché c'è il sacerdote di merda. Allora fai così, con questo attacca questo. Vabbè, facciamo. No, attacca quello più a sinistra che muore. E qua rinviene. No. Infligge 4 invece di fronte. Io farò prendere il cavallo. What? Ah, era troppo a sinistra. Mi sembra di averlo notato. Spettacoloso. Au! Ci ha fatto un favore. Tirato fuori? No, non è vero, non ci ha fatto un favore. Sì, invece ha fatto una troiata. Sì, sì, sì. Ok. Direi che... anzi, qui. Qui, 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 qui. Scacco matto, what the fuck? Quello attacca diretto, quello fa così... No, perché ha attaccato? What? Non me la sono spiegata? Non lo so fare attaccare? Scacco matto. Oh, cazzo. Qua. Au, au, no! Toro bianca, dove non c'è? C'è risalito l'alfiere. Ok, questo dovrebbe fare il 2 a loro, no? Sì. Quindi facciamo così. Adesso non ti preoccupare, ne metto di un altro. E attacca questo. Attacchiamo questo. No, attacchiamo questo qua che di rigenera. Vediamo un po'. Ok, 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 ok. Sì. Ecco il tuo passante. Scacco matto. Cazzo! La regina. Gioca l'alfiere, non hai di vita. Vorrei però. Uno qua. Forse meglio qui. Sì, meglio qui. Meglio che meglio. Qua e uno. Prima guerra. Vabbè. Ok, adesso li facciamo rispostare sì. Giocandolo. Così. Spettacolo! Una bella torre. Ok, ok, rigenera. Due, rigenera. Scacco. Ma c'hai rotto! No, fa pure in danno. Ah no, mi becca solo. Mi becca solo la torre, infame. Un'altra torre. Infligge due a quelli di fronte. No, sinistra, destra. Mettilo a destra. No, di così. Perché? È becco della regina così, no? Sì, è vero. Fallo. Aspetta, vediamo un attimo. Cazzo, potevo farlo prima il rivenimento. Ah, oh, tienila lì, va bene. Non guasta. No, ho paura. Devo aggiungere tutti i pezzi che ho se voglio fare questo mesh. Un po' complicato. Cosa non puoi... No! No! Non pensavo di essere a 7! Che infamata assurdissima! E basta, sto un passante. La vedo dura questa.
Non è dura. No, è dura no. È che... Ok, ok. Facciamo. Ok, ok. Quindi se voglio... Oh, un carica. Vediamo. Quello che cura? Grazie. Qui me lo... Spettacolo! Allora, uno, cura, due, cura, due. Non avevo manco giocato, ma lui sapeva già. Che è morto. E a sto punto, ragazzi, si fa finita. Scacco matto. Vigente. No, cavallo, cavallo. Si fa così a farla finita. Sicura. 2, 4, 2, 1. E abbiamo liberato il campo decisamente. Lui continua a fare in danno. E adesso farà così. Farà 2, 1, 2, 1. Come la mettiamo adesso? Facciamo così. Ci mettiamo così. 2, 4, 6, 7, 9, diventa 7. Riveniamo. Qui. Pace. 1, 2, 4, 2. E andiamo. Dovremmo avercela fatta. Sì, adesso lui mi distruggerà il coso, ma non me ne frega più niente. Evoca il pedone. E via via. Un altro cavallo. Chi c'è? C'è proprio gli esosi? Sì. Ed esosi sia! Fine turno! Bam, 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 bam. Carino! C'era il re? Carino. Io non ho visto il re. C'era il re, ragazzi? Secondo me no. Ma voglio davvero, io per il mio mangiare di una volta ancora per il suo costo... Tempo per salvare la festa. Oh mio Dio! Oh mio Dio, questa carta del paladino! Proteggete il re, evoca un pedone 1-1 con provocazione per ogni servitore nemico sul campo. Anche questa del guerriero. Non è male. Non è male, non è male, non è male. Questa battaglia è stata abbastanza carina, dai. Allora, ragazzi, mi hanno preso di stress. Adesso, piccolo inconveniente, non ci ricordavamo che vanno fatte per pezzi, sì. Leale, per settimane. Quindi, beh, questo è meglio per noi, perché siamo in ritardo di un giorno, ma in realtà neanche no, perché tutte le altre ali verranno rivelate man mano, da una settimana all'altra. Quindi ragazzi, direi che per concludere andiamo a fare le sfide di classe. Sfide di classe. Vediamo un po' cosa ci propongono. Sacerdote. Sacerdote e... Sean. Lancia un genio e tre saluto il tuo re, oh mio Dio. Portale Maelstor. Infligge un danno ai nemici o consultore casuale da un mana. Non so, non granché, però. Ok. Vediamo un attimo cosa possiamo combinare. Con queste bellissime magie. Vaca. Il golem dell'argenteria. È quello dei piatti questo. Ma cosa c'è di la luce porterà alla vittoria. Ciao profeta Velen. Mostro del fossato. Però esce inutili quelle carte. Ancora più inutili queste carte. Devo fare con tuo servitore morto in questa partita. Al fiere dei Bano. What? Non abbiamo giocato prima con gli scherzi. L'argenteria si sta coalizzando. Siamo circondati. Wow, quando la gente riesce a coalizzare allora. Apparecchiate la tavola! Preparate la festa! Apparecchiate la tavola. Preparate la tavola, apparecchiate la pista. Chi ha? Ti picchia qualcuno! Oh mio Dio! Io!
No. Sì, questo è l'effetto dell'uno morto. Ok, stiamo con te. Servito! Oh, sono un baffo, non questo qui. Ci manca il carte di merda. Ah, sì. Servito! Un ingrasso tagliante! Eccolo! Ma sai che secondo me se ammazzi lui la tua provocazione la perdi? Ah, è vero, hai ragione. Piace una provocazione. Boh, cosa mi dico? Lo chiamo. Sì, infatti. Come previsto. Servito! Servito! Hai rotto il cazzo questo cerchio! Intorciamo il nemico! Oh. Forchetta. Non posso sperare di vincere con queste carte. Silenzio è un tuo servitore. Beh, silenzi lui. La statua. Ha ragione anche tu. Però non oggi. All'una in quarto. Sto pensando come fare. Sto... Secondo me non ti attacca la statua. No. Non credo niente, sì. Che strano. Niente. In teoria andrebbe diretto. Infatti. So che potrebbe sembrare uno spreco. Mi ha sfuggito il significato. What? Chi sei tu? Tanto male. Stasera una storia di portenti e magie. Oh beh, carino. Peccato che sia quando un servitore. Eh sì. Tu curati lo stesso, si sa male. Servito! Dai, c'è carica pure tu. Potrebbe sembrare uno spreco. Usa lui. Su di lui. Ormai. Sì, non sai come mamma. Ma basta! No. Ti inforco tua madre, ti inforco! A questo punto, guarda. Aspetta un attimo. Inizia la partita. Era. Non esce lui. Ma sta bene. Ma dice punto, vai. Avanti con lo spettacolo! Adesso puoi pure sfogarti contro la statua, guarda. Devo fare anche... What? Infliggi 3 a tutti i servitori, Simon. Dopo aver... Infliggi 3 a tutti i servitori. Esco la carta per ogni tuo piatto. 2, 4, 5... Ma finisce a mazzo, sto tizio. Sì, ma vince prima. No. Schiaffaglieli via tutti. Non vedo altro. Aspetta, aspetta. Per evitare di perdere, gioca Argus qua in mezzo, tra la statua e la leggendaria. Ma che senso ha? La leggendaria va perduto comunque. Ah no, fa 3 a tutti, no. Avanti non... con lo spettacolo! Niente. Fatti male i conti. Ha senso giocare Argus? Ecco! Sta molto più male. Aspetta, aspetta, aspetta! Gioca lei prima. Gioca la cosa. Sì, è vicino alla statua. Scacco matto. Oh, profeta bene. Raddoppia le cure. Sì. Però puntavo su di lei. Servito! Ma è servito tua madre, te l'ho detto. Io dopo giocherei l'espiatrice, sai. Sì, vediamo. Te la batto. No, cerca di far fuori le... Un piatto a te, un piatto a te! Evoca 5. Perché ti sei cambiato l'arma? Cambio idea, facciamo Argus. Per Argus. Il mio scudo per Argus. Grazie, facciamo anche ripescare. Lo becchiamo? Grazie. Facciamo fuori un piatto random? Sì.
Vabbè, dai. No. Ok. Me lo imbastisce. Beh, anche se gli dà carica a tutti 2, 4, 6, se non ce la fa. Questo è una bella mossa. Non deve scontarsi, non ti faccio del piatto. Tutti deve scontarsi. Quello era un pezzo raro. E adesso però gli altri merda. Come niente ci dà più attenzione. Si è autodistrutto, sì, cioè. Andiamo via. Dovevi farlo prima. Sì, con questo. Perché sto Cristiano non sa giocare? Perché è un NPC, Riccardo, è un computer. Bravo, altissimo. Come schiamo? Ma non ci facevi niente. Tra non ho avuto neanche tempo di testarsi. Seconda sfida di classe. Lo specchio. Ma... riflessione con lo specchio. Oh, la riflessione. Oh, prendi la tua riflessione di figa e mettitela su per il culo. Partigli spiritici. Che cazzo sono queste carte qua? Zobot. Hai più due attacco finché un buono danni magici. Cos'è? Abbiamo un murlocchino, ce ne da due adesso. Presa. Non ci credo preso. Cos'è? Provocazione grid battaglia pesca una carta. Una bestia, un drago, sì, un Marlock dal tuo mazzo. Gioca al murlocchino. Non attacco nel no, no, tieni. Ma quando avevo con un totem? Ma perché? Vale totem in vocazione? Non credo. Non quando un totem viene buono. Giù. Dove lo devo chiedere? Sta sinistra? Peccato. Non fallo però. Pieno minuto dove sia drago e Marlock casuale. Oddio! Ho sentito un cadavere. Pieno primo ha una bestia. Cioè, in pratica da pieno primo chi in questo la bestia, il drago. La carota mi ha dato. Va bene. Vabbè, attacchiamo con un tacco nel mosco. Cura. Le mie brame. Chi è il più bello della rana? Posso comprare? Turno di certo nonno! Fai il tuo turno. E basta però. Che il drago fantastico. Vuoi andare alla mia teoria? No, non l'ho considerata vocazione. La magia! La sminanza amici arcani contatissimo. 1, 2, 3, 4, 5 alla faccia della mira di nuovo. Oh, non mi piace. Oh, double totem delle fiamme. Abbattivo. Come si mi dà danni magici? Altro che non ci sta bene. Elementi, non ci speravo mai. Guidatemi. Bene. Ira Silvana. Infliggimi una guarda. Sì. Però l'aver giocato prima. Quindi. Arma procedura, io adesso non faccio niente, facciamo un po' di tempo. Mi si attacca il mio bam, 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 bam. Ok. Devo giocare il curatore, vediamo un po' cosa sa fare. Adesso ce la fa. Pronto per questo? Vediamo un po' cosa sa fare questo tizietto. Ok. Il serraglio è riservato agli ospiti. Il serraglio è riservato agli ospiti.
Cioè ti ha fatto pescare una bestia, un drago, un morg. Ed è un provocazione 4-6. Hai vinto. Buttalo via. Ok, giusto, giusto, 11. Elementi, guidati. Bella mia. Ancora questo barato, non ho parlato. Sei tu che barato. Che fai anche il favore a me, tra virgolette. Ok, quel portale lì che infligge 1 e evoco un bacio. Ok ragazzi, io direi che ci fermiamo qua. Noi ci vediamo settimana prossima, possibilmente non a luna di notte, con una nuova ala. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, bella ragazzi. Soprattutto, riflessione nello specchio. No!